tattici. Zambrotta, 17 minuti di gioco, adesso sembra il Milan aver aumentato un po' il ritmo dopo aver subito quello della Roma. Apertura sulla destra, attenzione Aquilani, cross in aria, colpo di testa, gol! Gol! Di testa Ibra la destra, gol! Assist e cross di Aquilani, di testa Ibra la destra, nell'angolino, alla sinistra di Stekelenburg, ed è gol! Ed è gol! Ed è gol! 1-0 per il Milan, Ibra la destra, di testa! Di testa su cross di Aquilani ed è gol e andiamo del pullman per San Siro. Intanto torniamo a Roma. Attenzione, gol della Roma sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Burdisso di testa mette dentro, difesa del Milan che dorme. Burdisso interviene su una palla neanche alta, ma si piega e di testa mette nell'angolino la sinistra di Abbiati. Angolo Milan dalla destra, palla nel mucchio, gol! Sugli sviluppi dell'angolo, attenzione, attenzione, gol, gol, Aquilani cross di testa, Ibrahimovic la mette dentro, gol, Ibrahimovic, doppietta, Aquilani dalla destra, cross, colpo di testa nell'angolino, là dove Stekelenburg non ci può arrivare. 3-1, Ibra, settimo gol stagionale di Ibra, grande partita di Ibra, 10 allora. Lode. Tiziano, gol della Roma, conclusione da fuori, conclusione diagonale, respinta a terra da Abbiati, sulla respinta la mela di sinistro in area, la respinta di Abbiati, arriva a Boyer, 3-2, partita riaperta. C'è un calcio di punizione per il Milan, si respira, 49-12 e 13 e 14 e 15. Finita! Ho sofferto! Brava Roma, grande Milan, grande Milan. Ibrahimovic, straordinario Ibrahimovic. Gol, quarta vittoria consecutiva, quinta se ci mettiamo anche quella col Bate. Grande Milan, ma soprattutto grande perché ha saputo soffrire, ha saputo difendersi con tutto l'ardore possibile e immaginabile. Dai, partita sofferta.